Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now. E continuiamo il gameplay di Shadow of the Colossus. Allora, occhio. Allora, in realtà lo avevamo già colpito più volte sul suo punto vitale, che all'inizio era in testa e poi sulla spalla. Allora, il trucco era questo: nascondersi, lui si abbassava, mostrava la barba e da lì si bisognava aggrapparsi. E quest'altro colosso è eliminato. Una rovina nascosta nel lago. È un pesce o comunque una creatura marina. Va bene. Allora, ammetto che il gioco è un po' ripetitivo, perché alla fine non dobbiamo fare altro che cercare i colossi, ucciderli e così. Non c'è anima viva in questo luogo, se non loro e noi.
Apro. 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 Di là. E oltre queste montagne qua. Apro. Andiamo. Sta telecamera. Sta telecamera impazzisce. Sta telecamera impazzisce. Whoa. La luce della spada dice che siamo vicini, ma io non credo. Punto.
Ecco, forse ci siamo. Comunque questo gioco ha un grave problema di telecamera e prospettiva. Che ti fa sballare tutto. Per non parlare dei movimenti del cavallo. Però l'ambientazione è spettacolare. Beh. E come immaginavo, il colosso è acquatico ed è pure elettrico. Un'anguilla, eh. Ci ha visti? Sali. Uscito fuori.
Allora, dobbiamo attirarlo. Ehi, sciolino. Ci siamo. Aggrappati. No. È uscito fuori. Capito. Aia! Ho capito. Ah, attacca! Ah, aspetta!
Non è più questo. Aspettiamo che risale su. Se si muove. Oh, oh. Cazzo. Eccolo. Perché non... E mo? Oh! No! Oh! No! Tatte buona! Era l'ultimo colpo. Ancora un ultimo colpo.
Eccolo. Preso. Mi fa salire su. Sale su. Allora, il grosso è il racconto. Con quegli spuntoni elettrici che mi colpivano. Ora non ce li ha più. Ma che pezzo di merda! Eccola. Vabbè ragazzi, questo video si conclude qui. Commentate, mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo gameplay. Intanto vediamo qua le ombre, sarebbero gli spiriti dei colossi, no? Che ci osservano. Una coda in un secchio nel cuore della foresta. Striscia sui muri. Un ragno.
Va bene, ragazzi. Ci vediamo.